Quella alle mie spalle è l'ingresso del carcere Sant'Agostino di Savona, o forse dovremmo dire purtroppo era l'ingresso del carcere Sant'Agostino di Savona, perché ieri con una firma un ministro ligure del Partito Democratico, il ministro Orlando, ha chiuso questo istituto di pena. Che cosa succede da domani mattina? Domani mattina non c'è più un carcere a Savona. Quando un detenuto deve andare a subire un processo nel Tribunale di Savona, deve essere trasferito o dal carcere di Sanremo o dal carcere di Marassi, quindi da Genova, con una serie di costi infiniti di trasferimento, non sapendo poi dove tenerlo, magari nelle due ore in cui il processo viene sospeso, perché non ci sono nemmeno le camere di sicurezza nel Tribunale di Savona, anche se da tempo dovrebbero esserci. Succederà che coloro che lavorano in questo carcere dovranno andare a lavorare da un'altra parte, lontano dalle loro case e dalle loro famiglie, che coloro che sono ospitati in questo carcere, quindi i familiari che normalmente potevano venirli a trovare qui, dovranno fare chilometri per andarli a trovare in un altro carcere. Ma questo sarebbe il meno. Il vero dramma è che da domani mattina, se nell'entroterra di Albenga, se in Valbormida, se a Urbe, se ad Alassio, verrà fatto un arresto e dovrà essere trasferita dai carabinieri, dalla polizia, una persona in carcere, questa persona dovrà essere portata a Genova. Quindi una pattuglia sarà impegnata per tutto un turno per andare a portare questa persona a Genova. Già che non abbiamo soldi per la benzina delle macchine di polizia e carabinieri, non abbiamo soldi per aumentare l'organico e ringiovanirlo, facendo in modo che non ci siano persone di 45 anni che devono svolgere l'attività rincorrendo magari dei ragazzini con grandi difficoltà, oltre con un grave rischio personale, noi insieme a tutto questo sposteremo uno dei pochi mezzi rimasti e una delle poche pattuglie rimaste per fare dei chilometri per portare una persona in carcere. Non esiste il risparmio, qua esiste solo la disorganizzazione e l'incapacità di governare. 10 anni fa, quando il sindaco Berruti venne eletto, promise che in poco tempo si sarebbe fatto il nuovo carcere e in effetti un'area fu individuata, Passeggi. A Passeggi sono stati spesi dei soldi per fare i carotaggi, perché lì doveva andare il carcere. Sono stati spesi dei soldi anche qua, nelle scorse settimane, 40.000 euro per ammodernare i servizi igienici, già sapendo che a giorni avrebbero chiuso il carcere. E adesso, all'improvviso, sul giornale di oggi leggiamo che si sono trovati i soldi, si è trovato l'accordo tra il Comune di Savona e quello di Cairo Montenotte, fra poco ci sarà il progetto. È 10 anni che aspettiamo il progetto del nuovo carcere. E anche se domani mattina ci fosse progetto e soldi, ci vorrebbero 6, 7, 8 anni per vederlo realizzato. E nel frattempo cosa facciamo? Nel frattempo chiudiamo questo, rendiamo la nostra gente più insicura. La sicurezza è ciò che noi vogliamo vedere garantito. Noi vogliamo avere la certezza che quando i nostri figli, quando le nostre madri, quando i nostri cari alzano il telefono e chiamano una pattuglia di polizia e carabinieri, non si sentano rispondere dall'altra parte: stanno trasferendo un detenuto al carcere di Marassi. Perché quando così succederà, noi però sapremo a chi dire grazie. Grazie al ligure Orlando, ministro pidino della Repubblica, e grazie al modo di non governare che il Partito Democratico ha fatto in questa terra, fregandosene dei problemi della gente, promettendo e non mantenendo, e oggi rendendo Savona più povera e tutta la provincia più insicura.